Spaltone Giulianova in campo per la nona giornata del campionato di eccellenze per riscattare le rispettive sconfitte patite domenica scorsa. Mister Cerà si è squalificato e si accomoda in tribuna. Di Camillo deve fare i conti invece con l'infermeria, out, Colecchia, Curiol, Ricci, Di Renzo e Marini. Giulianova subito arrembante al secondo minuto. Ragni fa tremare con questa conclusione. Traversa e tifosi di casa. Al minuto 8 passano gli ospiti. Terrenzio atterra un avversario al limite dell'area di rigore e lascia la mattonella ideale a Di Paolo, che disegna una parabola perfetta dove Palena non può arrivare. 1-0. Ancora Giulianova protagonista, giro di lancette, le noci, conclusione, ma Palena questa volta blocca a terra. Lo scultore non demorde e inizia a costruire. Al minuto 26 arriva al pareggio sugli sviluppi di corner battuto da Tiberi. C'è il colpo di testa di Buonafortuna che pesca in area di rigore. Pontillo che da bomber di razza realizza l'1-1. Buono il momento dello spoltore, percussione centrale di Liguori, conclusione smorzata, sfera che arriva sui piedi del centravanti Campano, ma Barbanera chiude lo specchio. L'ultima azione degna di nota è del Giulianova, ci prova Ragni dal limite, conclusione che si perde però sopra la traversa. Con le immagini montate da Francesco Salviani passiamo alla ripresa, spoltore in avanti con Selva Allegra, conclusione out. Al sesto minuto protestano i giuliesi per un presunto contatto in area di rigore, ma il direttore di gara fa proseguire sugli sviluppi di corner. Persiani lasciato tutto solo in area di rigore di testa in sacca per il 2-1. Lo scatenato numero 11 dopo 120 secondi mette in ghiaccio il risultato sempre di testa, questa volta su una corta respinta di Palena. Lo spoltore accusa il colpo e Francesco Di Paolo prova a realizzare il poker, ma c'entra il secondo legno di giornata. Minuto 27, gran riflesso di Palena su Bane, che da distanza ravvicinata ha chiamato all'intervento il numero uno di casa. L'ultimo a demordere è Pontillo, recupera sfera e prova la conclusione, che però non è delle migliori. Ci prova anche il franco algerino Tara, ma il suo tiro viene smorzato e bloccato dal portiere ospite. L'ultima occasione della gara è del Giulianova, un contropiede concluso da Di Paolo, però Palena sventa la minaccia. Termina così con il Giulianova che batte lo Spoltore 3-1 e torna alla vittoria. Spoltoresi invece che incassa una seconda sconfitta consecutiva e si buttano subito alla prossima gara contro la Torrese. Presidente Mucciconi, una bella risposta del Giulianova dopo la sconfitta di 7 giorni fa, soprattutto un gran secondo tempo dove è venuta fuori la rabbia e la voglia di vincere della sua squadra. Sì, una risposta, anche se noi domenica non abbiamo assolutamente demeritato, abbiamo avuto 4 occasioni di gol e 2 rigori non dati, quindi, però va bene, hanno risposto bene, sono entrati bene in campo, è quello che vogliamo, dare tutto per la maglia. Vedete, vengono i tifosi anche senza vedere la partita, solo per cantare, quindi questa è la dimostrazione dell'affetto che noi abbiamo a Giulianova e noi lo dobbiamo ricontracambiare con le prestazioni in campo. Oggi lo abbiamo fatto, continueremo a dare sempre il nostro meglio, siamo felici e occhio e subito la testa a martedì. Daniele Di Camillo, seconda sconfitta consecutiva per lo Spoltore. Nel primo tempo c'era stata subito la reazione dopo il gol del vantaggio del Giulianova, poi nel secondo tempo c'è stato quell'1-2 iniziale, forse anche a causa di un posizionamento sbagliato in difesa in occasione del colpo di testa di Persiani. Eh sì, ci è successo come la partita di Coppa Italia qui contro l'Aquila, che pronti via al secondo tempo in 7-8 minuti abbiamo preso 2 gol. Il primo qui una marcatura sbagliata in area su un calcio d'angolo e il gol del 3-1 da un calcio d'angolo nostro, un contropiede. Non siamo stati cattivi nel buttare la palla fuori, nel comunque non far ripartire loro anche con un fallo tattico. Peccato perché comunque quando concedi queste occasioni a una squadra forte come loro, dopo è dura recuperare. Come hai detto tu, nel primo tempo eravamo riusciti a pareggiare subito la partita. E loro ovviamente avevano un po' il predominio del palleggio e del campo, però stavamo gestendo bene, chiudevamo tutti i varchi e ripartivamo. Questi 2 gol all'inizio ripresa hanno un po' chiuso la partita perché poi recuperarli con loro non è semplice.